Siamo a Villa Rea, nella zona tra Pescara e Chieti. Fabrizio Mancini, padrone di Trecani e residente, denuncia la presenza di lupi nella zona. Un episodio drammatico si è consumato nella notte tra lunedì e martedì. Fabrizio sente alcuni rumori, cani che stavano abbaiando, ma al momento non ci fa caso. La mattina successiva, però, racconta Fabrizio sulle pagine del quotidiano Il Centro e al nostro microfono. E la mia storia è questa, che la notte di lunedì barra martedì ho sentito dei lamenti provenire dall'esterno di casa mia e pensavo fossero i miei cani che stessero, non lo so, catturando qualche gatto o volpe. Poi ci siamo resi conto che non è così perché dopo diverse ore, la mattina dopo che non li vedevo più, mi è partito subito l'allarme, nel senso di che era successo qualcosa di grave, ecco. Allora ho deciso di andarli a trovare perché me ne mancavano due all'appello, avendone tre. E così inizio a camminare qui in questo terreno e purtroppo dopo un paio di metri dalle serre qui ho ritrovato alcuni resti del mio cane. Sono state fatte poi delle analisi da parte degli organi competenti. Sì, gli organi competenti sono stati molto tempestivi ad arrivare, come la forestale o il medico dell'ASL, che è venuto di sua spontanea volontà, e dove lì ha riscontrato che c'è stata un'aggressione da parte di canoide. Però come sappiamo canoide può essere cane o lupo, ma anche come riporto dal referto, l'80% pare sia lupo dai resti che ha lasciato e da come li ha lasciati. Tu hai lasciato delle fototrappole, vero? Per Sì, vedere se, insomma. se potessero tornare a documentare l'accaduto con la prova schiacciante che fosse stato un lupo, ecco, e non dei cani randagi. I tuoi vicini sono preoccupati? Sì, molto, perché loro avendo anche un'attività, quindi hanno anche loro dei cani domestici e quindi la notte non si dorme più tranquilli, ecco. L'appello a chi lo vuoi fare? Le istituzioni, quello che vorrei dire è di controllare un po' di più il territorio e se fossimo stati a conoscenza della presenza di lupi sul territorio, ecco, sicuramente la notte i cani non li avrei lasciati da soli nel recinto.